una festa della Repubblica che solo fino a qualche ora fa sembrava dover essere la celebrazione di un anniversario in tono minore, con il governo affidato a un tecnico e con uno stato di forte tensione tra alcuni esponenti dei partiti e la massima istituzione repubblicana, il presidente Mattarella. Fortunatamente così non è stato. Il governo politico dei partiti che hanno vinto le elezioni giustamente è stato varato con la soddisfazione di tutti. Prefetto, allora una giornata importante. Oggi i politici, diciamo, giusto si sono messi d'accordo. Sì, ormai sono fatti superati, su cui è meglio non soffermarsi. Soffermiamoci invece sulla festa della Repubblica che andiamo a celebrare oggi, con l'anniversario di una scelta importante che ha fatto il nostro Paese, che è quella repubblicana e democratica. Si celebra infatti sempre nello stesso giorno il 70° anniversario dell'entrata in vigore della nostra Costituzione repubblicana e tutti i valori che essa ha comportato di libertà, di democrazia e di solidarietà. Una bella manifestazione quella di Isernia, che ha visto in prima fila anche il sindaco del capoluogo Pentro, insieme alla gran parte dei sindaci dei comuni della provincia di Isernia. Ma ieri la Repubblica si è ricordata di avere un governo? Finalmente, insomma, è importante che ci sia un governo, che si cominci a lavorare per questa nostra collettività. Era ora che, insomma, si partisse. E adesso siamo tutti quanti più sereni, più tranquilli, perché almeno abbiamo dei punti di riferimento e qualcosa ci aspettiamo, ovviamente. In occasione della festa della Repubblica, l'eurodeputato Aldo Patriciello ha emesso un suo comunicato teso a sottolineare i valori repubblicani della coesione nazionale. Rappresenta l'unità del nostro Paese, ma soprattutto è una giornata fondamentale. Credo che in un momento particolare, un momento difficile del nostro Paese, dove certi valori si sentono un po' indeboliti, credo che ritrovarci uniti sotto la nostra bandiera, il nostro inno, è un segno di importanza a cui dobbiamo dare il giusto valore. La manifestazione ha vissuto un momento particolare quando, dopo i discorsi di rito, sono stati premiati con un riconoscimento pubblico i parenti di due venafrani confinati nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Nicandro Cotugno, padre di Vincenzo, attuale vicepresidente della giunta regionale, e Pasquale Sorbo, nonno del sindaco di Venafro, Antonio Sorbo. Un riconoscimento anche per il colonnello comandante della finanza di Isernia, Vito Simeone, a cui è stato conferito il titolo di commendatore. Ma dicevamo del ritrovato clima di serenità a livello nazionale, ed oggi era presente a Isernia Rosalba Testamento, uno dei quattro parlamentari dei 5 Stelle molisani, che ora possono ben dire di far parte del nuovo schieramento che guiderà il Paese. Allora siete al governo, finalmente? Sì, siamo molto contenti oggi, a maggior ragione in questa giornata particolare, in questa celebrazione della festa della Repubblica. Sentiamo ancora di più la gioia di questo momento, perché diciamo che sì, veramente possiamo festeggiare la democrazia e la sovranità popolare. Sull'altro versante Forza Italia, che resta all'opposizione, ma lo fa responsabilmente, come conferma Anna Elsa Tartaglione, parlamentare azzurra. È un momento sicuramente molto particolare, perché proprio ieri c'è stato il giuramento del nuovo governo e ci aspettiamo che comunque sappiano appunto rappresentare bene l'Italia e sappiano poi portare avanti le proposte che hanno fatto. Noi, come sapete, come Forza Italia saremo vigili sul loro operato. Naturalmente restiamo all'opposizione e ci auguriamo però che possano mantenere le promesse che hanno fatto.